Pierpaolo Marchetti, buonasera. Buonasera. Grandissimo ospite, tu hai detto lo devi dire ad alta voce, io lo sto dicendo. L'hai detto tu, eh? Presentami come un grandissimo ospite, io relata, refero e ho fatto quello che mi hai chiesto. Passiamo agli ospiti. Passiamo agli ospiti. Siamo gli ospiti seri, dai. Come mai così in ritardo oggi? Ti hanno fermato le fan? Perché dopo essere rimasto sul lastrico per pagare multe per eccessi di velocità, ho capito che bisogna andare piano. Bravo, ecco. Eppure tu sei sempre andato ad agio, devo dire, con la macchina. No, a piedi sono andato ad agio perché non ce la faccio ad andare veloce. Ma Buonasera Paolo Toro. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Paolo, tra l'altro, buonasera. Ieri grande vittoria degli amatori Pescara, questo nuovo progetto contro il Nardò. Nardò, sì. 19 punti di scarto, vittoria larga. Soprattutto una grande partita poi una grande partecipazione da parte del pubblico, sì, c'è una rapida persone. Digressione, sì, certo. Niente male come inizio, Un ottimo inizio, e sarà molto soddisfatto anche Tonino Luzzi, perché insomma Stefano Raiola, il buon Stefano sta facendo, ha già cominciato col piede giusto, ma non deve fare voli pindarici perché poi il basket è terribile. Quindi fai come Pillon subito dopo la partita, il primato in classifica, spegne la solitudine, ha detto poi i piedi per terra. Ne parliamo di Pillon, però Stefano c'ha, diciamo, alla stoffa. È vero, è concreto pure lui. È concreto, pragmatico, come lo è sempre stato nella sua vita, anche professionalmente. Federico De Carolis, buonasera Federico, un vincente. Buonasera. Un'icona. Sì, lui è un'icona, un vincente. Ma non mi fate già icona. Un'icona. Un'icona. Il segno di rispetto, nel senso Insomma, non lo voglio questo rispetto. Ah, non lo vuoi, Complimenti per la mise, Federico, Per la mise. Stai molto bene. Gli ultimi sprazzi di tentata gloria, non ho mai avuto. Sì, tentata gloria. Grande Federico. Un saluto anche a Roberto Cherchi alla telecamera. Buonasera Roberto Cherchi, al nostro regista Dino D'Angelo. Dunque il Pescara primo in classifica dopo 7 turni all'inizio del campionato, ancora imbattuto al pari della Cremonese. Chi l'avrebbe mai detto? Verrebbe subito spontanea la domanda, Pierpaolo, no? Primato assolutamente meritato, lo diciamo, lo ribadiamo e sottoscriviamo quello che abbiamo detto nelle ultime ore. Pierpaolo. Se la domanda è chi l'avrebbe mai detto, la mia risposta è io no, nel senso che non mi chiamo fuori da quelli che adesso sapevano già tutto. È stata una bella sorpresa, soprattutto perché in queste ultime 3 settimane la squadra secondo me ha fatto dei grandi passi avanti sul piano del gioco, sul piano della personalità. Nelle prime partite c'era stato anche qualche episodio fortunato, si era visto qualcosa di buono a sprazzi, altre cose meno positive. Contro Crotone, Padova e Benevento, devo dire, la squadra mi ha veramente impressionato. Quella contro il Benevento credo sia stata una delle migliori partite del Pescara, sì. Forse addirittura negli ultimi anni, perché c'è stato dentro davvero tutto quello che deve avere una squadra importante. C'è stata qualità di gioco, c'è stata intelligenza tattica, c'è stato grande agonismo, c'è stata capacità di lettura dei momenti della partita. Veramente, forse per la prima volta questa squadra mi ha dato l'impressione di poter diventare una squadra forte. Ma la cosa che mi colpisce di più è che è veramente una squadra nel senso più completo della parola. Se dovessi scegliere una qualità di questo Pescara oggi, direi l'essere squadra, cioè il saper giocare insieme, il saper soffrire insieme. Si vede che è una squadra che sta bene insieme. È chiaro, poi quando si vince è tutto più facile, però ha qualcosa dentro questa squadra che non tutti i gruppi hanno, perché poi il calcio, sai, soprattutto quando hai qualità tecnica, è bello quando hai la palla, giocare, far correre gli avversari. Poi quando la palla ce l'hanno gli altri e devi correre tu e devi fare fatica, non tutti sono disposti a fare la corsa in più per aiutare il compagno a sacrificarsi per 90 minuti. E contro il Benevento il Pescara ha dato una grande dimostrazione. Devo dire, veramente mi ha impressionato davanti a un avversario forte che, secondo me, soprattutto in merito del Pescara, ha fatto una figura... Sì. Molto povera. Benevento ridimensionato, potremmo dire, no, così, almeno nella partita di sabato. In quella partita sicuramente. Poi è inutile
ripetere che è presto, è inutile ripetere, lo sappiamo tutti, perché i campionati non finiscono a giugno, quindi da qui a giugno può succedere davvero di tutto. Però fino adesso devo dire che questa è una squadra che merita un grande applauso, come lo merita il suo allenatore, certo, che sta confermando quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. E non è scontato, perché a volte quando subentri puoi mettere in mostra alcune delle tue qualità. Non sempre gli allenatori che subentrano e fanno bene poi ripartono e riescono a continuare il lavoro iniziato l'anno prima. E questa è una squadra che è cresciuta molto, e credo che prestazioni come quelle contro il Benevento l'aiutino anche a credere in se stessa, a credere di poter andare lontano. Certo. A non avere, no, paura non mi pare, no, non ne abbia mai avuto, no, rispetto davanti a qualsiasi avversario. Poi aggiungo l'ultima cosa, proprio prima della partita Enrico Giancarli mi chiedeva se temevo una reazione negativa psicologicamente dopo la rimonta subita, rocambolesca subita a Padova. Anche il fatto di avere reagito con una prestazione così alla prima piccola, diciamo tra virgolette, disavventura, certo, della stagione, anche quella è una grande prova di forza. Assolutamente. Perché vuol dire che la squadra è matura e consapevole delle proprie qualità. Quindi, beh, una volta tanto, cioè, non capita spesso in queste parti, una volta tanto, cioè, siamo ottimisti, c'è da essere ottimisti. Non c'è dubbio, naturalmente con grande misura, perché da questa parte bisogna essere misurati, lo siamo sempre stati, grande equilibrio, però la prima vera risposta, come dicevi tu, per Paolo, perché c'era qualche dubbio, no Paolo, e mi rivolgo anche a Tonino e a Federico, dopo la beffa di Padova. Aggiungo, scusa, sì, un'ultima cosa, che secondo me rispetto all'inizio di campionato, oltre alla condizione atletica che è cresciuta, perché la squadra atletica, certo, ha giocato una, certo, gara di un'intensità straordinaria, e credo che anche il ritorno alla condizione di Machin e l'ingresso di Marras abbiano, sono dato d'accordo, quel pizzico di sprint, di strappo, sì, che probabilmente era mancata una squadra che era, giocava bene, ma forse era un po' troppo compassata. Sono d'accordo, sono d'accordo. La beffa di Padova non ha lasciato scorie, questa era il primo grande dubbio, no? Dopo quella partita che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, no? 4 giorni prima. Ebbene, la risposta è stata persuasiva, una risposta decisa da parte dei biancazzurri, non solo pronti via, io direi, ma anche dopo il gol del pareggio, il gioiello su punizione di Nicolas Viola, perché dopo 2 minuti il Pescara si è riversato subito nella metà campo ospite e ha trovato il gol che poi ha deciso di fatto il match. Paolo, Tonino e Federico. Paolo. E ovviamente per Paolo ha sintetizzato benissimo tutti i segnali positivi che ci sono. In effetti tutti quanti non ci aspettavamo alla vigilia del campionato che questa squadra potesse avere questo impatto immediato così positivo, no? nella competizione. Secondo me, tra i tanti fattori ovviamente positivi che concorrono, c'è il fatto che riesce a prevalere la logica del gruppo sulla logica dei singoli. E a riguardo Machin a fine partita l'ha detto chiaramente, quando gli hanno chiesto ma quest'anno, sì, lui ha detto, l'altro anno forse prevalevano di più le individualità, cioè ognuno pensava prima di tutto a far bene per se stesso, oggi siamo una famiglia, quindi la compattezza del gruppo è fondamentale, e siccome in Serie B quello che conta per poter andare avanti, ci auguriamo che la squadra possa procedere su questa strada ovviamente, sì, è la continuità. Il fatto di avere un gruppo compatto è, secondo me, un elemento cardine per poter sperare sulla continuità che questa squadra deve avere, perché ovviamente il campionato è lungo, ci possono stare dei movimenti, ci saranno sicuramente dei passi falsi, eccetera, però l'importante è che ci sia sempre quella forza di reazione immediata, come in piccolo diciamo è già successo, certo, con Padova, quando negli ultimi 5 minuti la squadra ha gestito molto male gestito quei minuti finali, male, però, che però non sono andati ad inficiare i 90 minuti precedenti. Assolutamente, il clima molto positivo, quindi questo, il primo merito va sicuramente all'allenatore. Squadra vera quindi, Tonino? Ma per il momento alla sesta giornata andiamoci piano, perché non è
Il campionato è lunghissimo, sono molte squadre molto, molto forti. Vedi Vicenza, Brescia, voglio dire Brescia confondevo con la Serie C. Diciamo sono squadre, ci sono squadre forti, però una di queste, la grossa delusione, è stata domenica Benevento, che sinceramente mi ha deluso. Pieno di nomi e basta, senza un'anima, una squadra che poi aveva fatto una bruttissima partita in casa col Foggia e aveva meritato di perdere. È la seconda partita che perde, ma adesso non voglio togliere il merito al Pescara, perché Pescara la vittoria l'ha meritata tutta. Un Benevento che ha fatto un solo tiro in porta, mi sembra, con una coda di testa, mi sembra, è svirgolata. E il resto il Pescara ha fatto, insomma, ha dominato, perché... cioè un avversario inconsistente, giocava da ferma, quindi molto muscolare, cattivo, ha un sacco di falli, dichiara l'altro milanista, ex milanista Nocerino, hanno messo la partita sull'aggressività, il Pescara è stato bravo a saper leggere la partita a Pillon. Si è messo un po' dietro all'inizio come un effetto spugna di attirarle, allungare la squadra avversaria e poi lanciare le palle lunghe, l'ha fatto su Mancuso e su il centravanti, la palla a terra si è vista poco, l'avversario dietro ha dimostrato molte lacune, specialmente sui calci piazzati, che ha fatto una zona sul gol che ha preso in modo stupido, perché a zona si marca pure a uomo, specialmente dentro l'area piccola. Lui è sgusciato da dietro, c'era un difensore che marcava. Sì, poi li analizzeremo. Comunque, insomma, il Pescara ha meritato tutto. Sì. Diciamo che Pilon ha fatto un grosso lavoro anche sia per la salvezza l'anno scorso, sia perché. Quest'anno ha saputo amalgamare un gruppo, ha dato anche una buona preparazione, complimenti, come diceva Marchetti, al preparatore atletico Tafuro, perché la squadra corre. E poi l'innesto di Marra, secondo me, è già determinante, perché è un giocatore che ha molta resistenza alla velocità. È uno che fa tutta la vasca, diciamo sotto e sopra, un tornante vero, e non disdegna anche di entrare in area, colpo di tacco che ha fatto, che poteva anche risolvere, fare gol. Diciamo che Marras è la vera sorpresa. Le accoppiate esterne, dei terzini bassi esterni, ha trovato due corridori, uno è Mancuso che corre pure lui. E quindi la squadra è più corta, i reparti sono più vicini, si accorciano subito e ripartono, e quindi ha trovato un equilibrio giusto, secondo me, Pillon. Adesso speriamo che sta sosta non complichi la situazione, perché sono anche i nazionali che vanno a giocare. Macin rientrerà soltanto il giorno prima della partita della Spezia, ricordiamo. Pescara giocherà alla Spezia venerdì 19 ottobre alle 21 d'anticipo. E lui torna giovedì. Sono nazionali, e questo, diciamo, è un orgoglio per Pescara avere giocatori in nazionale, senza dubbio, giovani di valore, però poi Pillone fa i conti anche con i risultati. L'unico neo fino adesso del Pescara, secondo me, è stato quello forse del Foggia, che forse non meritava sinceramente di vincere quella partita. Certo. Il resto ha meritato tutto. Assolutamente. Federico. Intanto devo fare una precisazione a Marchetti. Ahia. E qui siamo già alle precisazioni. Io non mi vergogno di dirlo, puoi prendere anche la registrazione, io ero tra quelli che dicevano che saremmo stati qua, dove siamo, è vero o no? Sì, qualche settimana fa. Non qualche settimana fa, la terza giornata. Terza giornata, qualche settimana fa, adesso siamo la settima. Qualche settimana. Ma perché una precisazione? Io ho detto che io non l'avevo detto, mica se gli altri. No, tu hai detto io non mi aggiungo al coro, io invece il coro lo dirigo, se per me. Il coro lo dirigo è bellissimo. Upi maior minor cesset, Pierpaolo. Devi alzare le mani, maestro. Poi può succedere qualsiasi cosa, ma non ritirerò mai la mia convinzione che questo è un Pescara molto forte, molto ben amalgamato e molto ben allenato, anche se... Però tu hai detto cambiare troppo spesso le formazioni, non va bene. Ho detto che cambiare troppo non va bene, infatti... Lui i titolari fissi ce l'ha, qualcuno è chiaro che a qualcuno rinuncerà, certo. Per esempio una settimana fa, per due settimane è stato fuori il migliore in campo, è stato ieri. Sì. Evidentemente lui sapeva che questo giocatore non poteva rendere, e quindi ha fatto bene a tenerlo fuori. Sono delle situazioni contingenti, si fa benissimo ad agire come lui.
è chiaro che io non posso sapere. Cioè riesci anche a gestire bene insomma, le risorse sì, a disposizione. Io non riesco a sapere, non lo seguo. Prima quando seguivo ai tempi andati, sapevo tutto del Pescara, sapevo anche quello che faceva il giocatore la sera, la mattina. Ma adesso non si può più, Ma si può lo stesso, perché uno se va sugli spalti a seguire gli allenamenti. Però adesso fanno a porte chiuse molte volte, insomma. Vabbè, a porte chiuse, quindi no, ma difficile. Se stai lì vicino alla squadra, i tifosi, quando escono i giocatori, io l'ho fatto, ho rispettato sempre la professione. Certo, per carità. Sono stato sempre. Sempre ligio. Per carità. Quindi. Cioè, pur essendo adesso un po' distante, voglio dire. Io... Riesci a capire bene, a interpretare un po' tutto quello che accade? No, un po' distante perché molte volte le partite in trasferta le vedono in televisione, chiaro. Qualche volta vengo allo stadio, qualche volta non ci vengo perché non ce la faccio, però ho visto la squadra in diverse occasioni, ho visto che è una squadra che risponde. Per carità, si può anche perdere, però io credo che alla fine ce la faremo, insomma. Quindi molto ottimista Federico De Carolis, la pagina Facebook Rete 8 Sport, Vincenzo Crisante che scrive: per Marchetti, di che figlia la classifica attuale del Pescara? Domanda precisa, devo dire. Ma secondo me la classifica di una squadra è sempre figlia di tutti. Cioè non c'è, è difficile che ci sia un solo responsabile quando le cose vanno male, o un solo... ossia soltanto merito di una persona, è figlio di quello che dicevo prima, di un gruppo costruito bene, allenato bene e che sta dimostrando di avere qualità tecniche e voglia di giocare. Poi è chiaro che il campionato è talmente lungo che io ho sempre detto che fino a marzo la classifica è un optional. Però serve a ricreare entusiasmo nell'ambiente, serve a dare autostima alla squadra. Magari non dice niente oggi in prospettiva futura, però sempre meglio stare davanti. Beh, questo mi pare scontato. Diciamo per tutto l'ambiente. Poteva esserci con quattro punti. Sì, bravo, senza, se oggi, non avesse perso malamente quei due punti. Se invece di essere lì fossi sest'ultimo, certo, non conterebbe ugualmente niente la classifica, ma saresti tra le polemiche, tra i fischi con lo stadio vuoto e con una squadra magari depressa, quindi sempre meglio stare davanti. Beh, c'è un altro clima, questo è poco ma sicuro. Germano Gravina: inutile sognare per i tifosi del Delfino la Serie A, perché per rimanerci ci vuole una grande disponibilità economica che, a detta del presidente, senza nuovi portatori di moneta non c'è. Senza fare voli pindarici manteniamo la Serie B sempre in bocca al Delfino, in bocca al lupo, no, in bocca al Delfino, giusto. Buona serata Germano da Cuneo, perché se, insomma, arriva un po' in bocca al lupo al Delfino. Sì, prego. Se, l'importante è arrivarci, dopo l'anno prossimo discuteremo di quello che succede. E no, credo che quest'anno, se ci va, a lui prima, il Pescara si rinforzerà sicuramente meglio degli altri anni. Poi una squadra di provincia non è che puoi pretendere che si salvi per forza, deve andare tutto bene. No, ma L'anno scorso è stato sbagliato. Quantomeno lottare, non è che, non è che i tifosi pretendano la salvezza, tutto, però lottare, non... questo, cioè... Il problema è che nelle ultime due Serie A il Pescara non ha lottato, cioè si è arenato nel girone di andata. È stato sbagliato tutto, sia due anni fa sia prima. Però può darsi che quest'anno quelle siano state lezioni che hanno imparato sia il presidente sia i suoi collaboratori. Certo. Non è che devono fare una squadra spendendo i milioni, come dicono anche i tifosi. Una squadra si può fare anche con i prestiti, come ha fatto quest'anno, come fanno altre squadre che lottano per non retrocedere. Poi Pescara è provincia, non ci mettiamo, e se ci arriviamo e ci restiamo, tanto di guadagno. Chi sta guardando la trasmissione in questo momento starà pensando: ma siamo alla 35esima, 36esima giornata di campionato, perché si pensa già alla Serie A, quello che potrebbe essere. Tanto perché è presto, stiamo già pensando alla squadra della Serie A. Questa è la classifica, prima di andare in pubblicità, Pescara 15
10 punti non accadeva da 6 anni e quasi e mezzo, no? Dal 26 maggio 2012, sì, l'ultima giornata di quel campionato fantastico, sì, 26 maggio 2012, Pescara 1, Nocerina 0, gol di Pippo Riccardo Maria. Anche quello è un segno di scaramanzia, certo, però perché non... se avesse preso i 2 punti sarebbe a quota 17. Sì. Ah, bravo, chissà, era già tutto studiato. È un segno che va bene. Era tutto studiato. Pescara 15 e poi il resto della truppa, insomma, il Verona ne ha 13, però che viene da 2 sconfitte consecutive. Attenzione, Crotone, Crotone, c'è la panchina in bilico di Stroppa che ha subito 4 sconfitte in 7 partite. A Palermo ha perso, è stato anche sfortunato il Crotone, almeno vedendo le immagini nei minuti finali, un autogol di Marchizza su conclusione di Nestorowski, e poi tutte le altre squadre, insomma il Verona pure mi pare che non stia tenendo fede alle premesse della vigilia. È chiaro, ha 13 punti al secondo posto, però viene da 2 sconfitte piuttosto pesanti, soprattutto l'ultima con Lecce. Vi proporremo anche le azioni salienti di questa partita. E poi Livorno in fondo alla classifica, altra sconfitta in casa con lo Spezia, che sarà la prossima avversaria del Pescara. Lo Spezia, squadra interessante perché non ha grandi nomi, però ha giocatori sicuramente di categoria, per esempio Bartolomei, che lo scorso anno ha fatto molto bene al Cittadella, ma anche davanti Okereke, Bidawi, lo stesso Giasi, che dir si voglia, che ha giocato lo scorso anno nel Sud Tirol. Spezia Pescara, ricordiamo, in programma il 19 ottobre alla ripresa dell'ostilità, venerdì ore 21. E lo Spezia è una squadra che non ha mai pareggiato fino a questo momento, 4 vittorie e 3 sconfitte, come il Foggia. Il Foggia che ha 4 punti, attenzione, però partiva da una maxi penalizzazione di 8 punti, potrebbero restituire al Foggia qualche punto, lo potrebbe fare il collegio di garanzia del CONI. Comunque il Foggia senza la penalizzazione sarebbe terzo in classifica, sì, insomma, quindi è una squadra da tenere d'occhio, senza ancora Iemmello, che è un giocatore sicuramente che in Serie B può fare la differenza. Ci fermiamo per la prima volta, restate con noi. Eccoci qui, 21-28 minuti, beh, insomma, una grande prestazione di Macin che ha deciso il match su assist di Marras, si è inserito, gli hanno coperto poco e male i difensori della squadra campana, però un gran diagonale, lì è stato molto bravo Macin perché ha tirato subito. Sì, è stato il bravo Marras che ha messo una palla. Come sulla, no? Corsa, certo, sulla però corsa. Tu, cioè... quando uno c'ha la palla non comanda niente, tu ti muovi, io ti do la palla. Certo. Quello se, ha dettato il passaggio. È partito, gli ha dato, ecco, la palla. Qua, guarda un e po'. Poi ha incrociato bene. Sì, ha incrociato benissimo. Ha tirato il subito. Ha coperto il primo palo, sì, il secondo, sì, palo. Sì. Un diagonale niente. Chirurgico. Sì, sì. Con la freddezza poi. Freddezza, è vero, è vero. Beh, un grande colpo da parte di Macin. Tra l'altro è stato anche umile perché ha detto: ho avuto la fortuna che la palla è entrata. Guarda come parte, guarda come ecco parte. Qui, guarda un po'. La vedi? Sì, sì. Sì. Si è nascosto e poi si è marcature molto blande da parte della difesa campana, ma ci sta, merito sicuramente del Pescara. Primo gol davanti al pubblico amico per Macin, perché lo scorso anno aveva segnato 2 reti nella trasferta di Vercelli e a Terni, quindi questo è il primo gol all'Adriatico Giovanni Cornacchia, partite ufficiali di campionato per Macin, che è stato convocato a distanza di più di un anno dalla sua nazionale della Guinea, e come abbiamo già ricordato tornerà giovedì 18 ottobre, quindi alla vigilia della trasferta di La Spezia, e a quel punto chissà, insomma, le valutazioni le farà Pillon. Se tu lo faresti giocare un... Io lo farei giocare sempre. Sempre, eh? Uno che sa giocare, gioca sempre. Sì, eh? Ma no, adesso non vogliamo fare gli scienziati, però lui c'ha tante varianti, c'ha Canotè, c'ha Brugman, poi gioca a mezzala pure, interno, può fare il mediano, c'ha tante varianti, quindi... può fare la mezza punta, può giocare 2 punti e una mezza punta. Cioè, visto e considerate che lui non è un integralista zemaniano, sì, che gioca sempre allo stesso modo, come anche Galeone, cioè giocava sempre così, lui cambia, perché come abbiamo visto a volte mette la difesa a 5, a volte va bene, a volte va male. Anzi, volevo fare una domanda a Marchetti. Se non si arrabbia, se Galeone avesse fatto quello che ha fatto il mister abbassando a 5 la difesa a 5 minuti alla fine, come è successo su a Padova anche ieri, tu cosa avresti detto a quei tempi? Niente, cioè non... perché dovrei dire qualcosa? No, sto dicendo, uno che tipo, non dico mo l'integralismo di Zeman, ma Galeone è anche un po' più malleabile, a volte poteva anche fare la variante.
mi meraviglia, e questa domanda me la faccio proprio tu, perché io credo che almeno... No, siccome voi siete qua a Pescara, io i galeoniani credo... e i germaniani hanno diviso due territori, lo spartiacque, chi passa là in mezzo, sì, però, di calcio capisce poco. Però se alcuni allenatori sono stati molto amati qui, io non credo che sia per il tipo di modulo, sia stato per la mentalità delle squadre, per l'atteggiamento delle squadre, poi che giocasse 4-3-3 o che giocasse a 5 o che giocasse 4-2-3-1, cioè quella è una squadra che divertiva perché aveva la mentalità. Ah, ecco, ci volevo sentire qui, perché il Pescarese, ma il Pescara, il Pescarese quando si è messo abituato a 5, no, sabato, perché il Pescarese è abituato al comunque gioco, ha costruito due o tre occasioni da gol clamorose giocando a 5, cioè non è che giocare a 5 vuol dire smettere di giocare a calcio, non fosse, cioè, loro stanno giocando con quattro attaccanti, praticamente non rischi l'uno contro uno dietro. No, io forse volevo dire un'altra, non l'hai capito che volevo dire, cioè per uno che fa il 4-3 come lo faceva lui con Pagano, la punta centrale, l'ala sinistra, Galeone, no? Andava al cross e quello lì faceva i gol, il centravanti di testa, no? Ma tu dici il primo Galeone, primo Rebonato. Quindi Rebonato, Pagano, Berlinghieri, questo, cioè, è poi il tridente era questo. Poteva balenare sulla testa Galeone di messa a 5 una partita, non l'ha mai fatto, neanche Zeman, questo volevo dire. Sì, ma che non l'abbia mai fatto, ma se l'avesse fatto non cambierebbe niente nella storia, voglio dire. Come allenatore, come schierava la squadra, come la dirigeva, era ineccepibile. Poi per il resto era tutto da contestare. Non avrebbe fatto a 5, avrebbe fatto a 4, ma sicuramente avrebbe vinto, perché ha vinto. Galeone era incontestabile per come... No, però, cioè, come dice Pierpaolo, effettivamente è la mentalità, sì, quella che conta. No, ma io cioè, dire... se i tifosi si sono innamorati di Galeone e poi di Zeman, no, è per la mentalità. Il Pescarese è abituato al gioco avvolgente, bello, fantasioso, sai, di questi, sì, due allenatori, no? Perché prima è stato Mazzone, sta gente di prima, Castagnetti, insomma, certo, sono stati tutti contestati, no? Lo so. Perché Pescara ormai c'è il palato fine, ha visto il gioco di Galeone, ha visto quel primo Zeman prima maniera, giustamente hanno vinto i campionati alla grande, no? In questo caso dando Pillon... spettacolo. Lui Pillon rappresenta la controtendenza, se vogliamo, no? In controtendenza, sì, Pillon. Però, io Pillon sono 20 anni che sia scarso. No, è un ottimo allenatore. Ma che scherziamo? Però ha una mentalità diversa. Cioè, Pillon ha una storia. A Bordi va bene, messo a cima, a Bordi va male. No. Io non so. Mi auguro che voi siate abituati a vedere un calcio migliore. Ma secondo me, questo Pescara gioca bene a calcio. Sì, ma nessuno discute che Pescara gioca male. No, nel senso, questa è un'altra mentalità. A me sembra che questa è una squadra che abbia sempre cercato di giocare, non sempre c'è riuscita perché ha sofferto, sì. C'è riuscita all'inizio di campionato per tratti di partita, ma probabilmente perché la squadra perché non era ancora capito, la classifica, non parlo di... non parlo di classifica, cioè, mi è sembrato di capire, tu dicessi come fate voi che siete abituati a Galeone e Zeman a dire che Pillon secondo me la sta facendo giocare bene la squadra, ti dirò, l'ha fatta giocare bene anche l'anno scorso, sono d'accordo con te, perché ha fatto una cosa difficilissima, cioè subentrare in una squadra che stava affondando e salvarla attraverso il gioco, perché poi quando sei, tu lo sai benissimo, quando le squadre vanno in crisi di testa non sono tranquille, giocare a calcio è difficile. Ma lui adesso ha fatto un capolavoro, perché lui nessuno, diciamo che il quid pluris rappresentato dall'equilibrio, no, perché è chiaro che è tra i due, no, la categoria, scusa, quid pluris, nel senso l'equilibrio, no, lo puoi ripetere bene, è bello perché tu poi insomma sai il latino, l'hai studiato, sei stato un ottimo studente. No, il quid pluris è proprio rappresentato, lui sa leggere, lui sa leggere, scrivere, ma l'equilibrio è importante, all'interno dell'equilibrio è una squadra che gioca a calcio e non è facile. Non è facile, è stato bravissimo. No? Sei d'accordo, Paolo? Io sono d'accordo. Uno dei meriti di Pillon è quello di sapersi adattare e adattare la squadra alle varie esigenze della partita, ma in fondo pure per esempio nel basket si passa dalla difesa uomo alla difesa donna, non è che si parte con un sistema e si va avanti con quella oltranza. Pillon mi sembra che abbia una grande versatilità positiva in questo senso, perché riesce comunque anche nei cambi, è stato sempre, voglio dire, molto, molto bravo, molto con un giusto timing. Forse, ecco, nei cambi, forse a Padova. Vedi, dal latino all'inglese, il passo è breve. Forse a Padova, quando è dovuto uscire Antonucci, io avrei fatto entrare, invece che mettere Capone, che giocava nello stesso ruolo, visto l'andamento della partita, si andava verso la fine, si doveva cominciare a abbassare la serranda per salvare il risultato, forse lì avrei messo Crecco o...
Omelegon, sì, ma insomma, a parte però, queste disquisizioni che sono tutte quello, interessanti, perché sennò per il resto, ma cosa hai detto? Io penso che non gli si possa a Gaston dopo quel gol fallito, avrebbe fatto no, anche Marchetti. No, no, Marchetti avrebbe no, no. di piano. Non ho tranquillo. Toccato l'argomento perché cioè, penso che sia lui che ci sia. Cioè, conoscendolo un po', penso che sia il primo a esserci, però non credo che si possa valutare. No, quantificare non mi il valore mai. Della partita no, di, non mi di Brugman no, comunque però, ma non mi permetterei Brugman mai. Ha giocato secondo me una sì, delle partite detto più generose sì, ma gli hai detto qualcosa non gli hai detto avuto niente, modo no, di non ti sei permesso messaggiato né. Soltanto non, messa... avuto modo. Non gli hai chiesto ma scusa dire... ma che è successo lì no no no, okay, no, no per carità penso che ci sia rimasto ovviamente però devo dire che secondo me ha fatto veramente una partita di grandissimo sacrificio due volte ha perso un pallone banale due volte se l'è andato personalmente cioè ho visto veramente con una tenuta fisica alla fine non ce la faceva più assolutamente alla fine era stremato insomma, sì, sì, no ma infatti io scherzo giudicare no ma assolutamente ma io lo sai che alla fine lo sai che con te scherzo sempre perché sì, sei molto amico no, di Gaston non lo magnificate troppo se no a gennaio figlio arriva qualche squadra Gaston Brugman o Macin eccolo qua no, perché ecco qui il gol secondo voi che cosa è tu che sei un allenatore Tony, no. Che cosa può essere successo è guarda, arrivato esausto passo lungo yeah. Lui era stanco Brugman. la palla andato, trottorellava la palla, trottorellava, la palla si è rimbalzata un po' gli è rimbalzato un se po' male se fosse stato un cross un po' più teso la palla sarebbe andata il cross era perfetto se no voglio dire diamo la colpa a Mancuso la palla trottorella la palla trottorella ho capito però ha sbagliato per carità ha messo il piattone quindi forse più avanti doveva mettere noi ci permettiamo noi abbiamo estrapolato questo ma lo stiamo facendo se Gaston ci sta guardando stiamo soltanto no, sorridendo scusa, è chiaro ma il piede di appoggio quello portante sì. Sta più vicino alla palla il corpo in vabbè ma arrivava in corsa da dietro vabbè, dopo il passo lungo ha fatto 30 metri ci ha dato un po' col passo lungo, passo lungo. Guarda, ha fatto 30-40 metri è arrivato sì. Doveva raccogliere i passi doveva raccogliere certo Federico, quando hai visto questo gol fallito, mancavano ancora 5-6 minuti. Secondo credo. Me, se invece di piegarsi in avanti, è rimasto teso. E quello è, sì, ma veniva portata, da una rincorsa. Ha tirato la palla per aria. Quindi, sì, no, ma la cosa che fa specie è che è successa. È accaduto a un giocatore così bravo tecnicamente, no? Non te lo aspetteresti mai, no? Perché quello un po' il. Ha dovuto allungare gli ultimi passi per arrivare sulla palla e ha appoggiato male. Però, per carità, insomma. Quindi, o con troppa sicurezza, oppure perché era esausto. Eh no, ha detto bene. C'era anche la palla che era in doveva piegare un po' più in avanti. Come una canna stava. Lo so, voi giudicate la poltrona. No, quei tiri, vedi, no, pur nella mia scarsità li faceva anche qualsivoglia giudizio Pierpaolo Marchetti non dice nulla li faceva anche lui episodio. Quei tiri là Vai. Ma pure il terreno ma sai che la palla credo si è alzata un po' abbia lasciato le ultime stile di energia ecco, quello infatti, scatto per arrivare sul pure pallone. Io penso la stessa cosa è quello. Tra l'altro aveva poi, fatto uno magari, scatto ovviamente, incredibile ovviamente da lì devi fare gol lo stesso però credo che la motivazione sia comunque proprio sto una come nella stanchezza come si dice si è appannata la vista la quindi un nuovo Brugman abbiamo ritrovato beh, quest'anno sì allora ce n'aveva ragione Zeman che diceva che doveva giocare come mezzala sinistra o no a destra Brugo io ripeto secondo me Brugman ha fatto fa la seconda punta in qualunque ruolo purché giochi nella fascia centrale è un grande giocatore non deve giocare di lato deve giocare nella fascia centrale o davanti o dietro infatti in quelle posizioni la fascia longitudinale il Pescara c'ha il centrocampo più forte del campionato questo è poco ma sicuro allora se tutti abbiamo scusate posso aggiungere anche una cosa su che Brugman su questa azione che all'85 l'ultima del gol fallito che ha dopo 85-86 minuti di partita giocata a grandissima intensità Mancuso ha fatto un allungo un numero sì, è vero. Che vuol dire che è bravo e lo sappiamo grande condizione ma fisica che ha una condizione fisica una gamba ma in questo tutti, momento perché a San Benedetto di quelli ne faceva 500 sì, è vero. Io San e faceva gol so. A San Benedetto non lo so però è vero quindi no abbiamo risposto anche a chi diceva meglio centrale che non esterno secondo me anche esterno cioè ha varie è bravo, soluzioni è bravo. Può sì, sfruttare però, tante però, soluzioni però almeno domenica almeno sabato Pescara io non ho voluto interrompere prima non sono d'accordo con quello che ha detto Tonino all'inizio che la palla a terra si è vista poco cioè, Pescara sulla fascia destra con Balzano e Marras l'ha asfaltato il Benevento sì. Cioè ha sfondato tutte le volte che ha voluto dall'altra parte Del Grosso ha giocato una partita più prudente secondo me Mancuso ha speso anche di meno
E quindi tutti e due difensori. Balzano più, però Balzano sono d'accordo con te, però più nel secondo tempo. Tutti e due difensori. In generale, è stato un po' più... in generale nella partita il Pescara credo che avesse battezzato proprio quella faccia lì. Sono d'accordo con te, Dichiara, ti ho letto attentamente come sempre, Dichiara l'anello debole della difesa campana, ma attenzione, non aveva neanche i rientri di Nocerino. Più che Dichiara, Nocerino andava a due all'ora, non era facile. Più che Dichiara, quella zona di campo quella lì. Zona, con Nocerino, che va a due all'ora, insomma, con tutto il rispetto per quello che è stato, però insomma Nocerino, secondo me... Non c'era Bandinelli, un giocatore importante del grosso e del cuore del reparto nevralgico. Sono abituati forse degli anni passati, io da Giulianova che lo conosco, quindi è uno che le sovrapposizioni le fa in modo normale per lui, no? Perché c'ha gamba, c'ha forza e anche un bel piede. Del grosso è migliorato moltissimo anche se comincia a avere l'età. Non ha sbagliato una partita, è balzato di là, stessa cosa, ma stanno in copertura, non li ho visti venire in sovrapposizione. Sì, sì. Perciò, c'è allora, ecco, vedi che il modulo lo fa. No, il sono d'accordo, si sceglie il momento giusto per affondare. No, questo è poco ma sicuro. Andiamo a leggere il post dell'amico Antonio Castelli, eccolo qui. Buonasera Massimo, io credo che la forza di questo Pescara sia Pillon, la squadra è pressoché quella della scorsa stagione, con soli Del Grosso, Memuscia e Antonucci e Marra in più, hai detto niente. La differenza è nella testa, in alcuni interpreti recuperati e messi in formazione iniziale. Vedi Campagnaro e Balzano che donano esperienza e grinta ai compagni. Non scordiamoci che in panchina ci sono elementi come Perrotta, Ciofani, Canutei, Melegoni, Crecco, Capone, Monachello. Chi ben comincia a metà dell'opera è proprio questo, già una panchina Pillon. La squadra è più forte dell'anno scorso. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Cioè, con tutto il rispetto per Pillon che sta facendo un capolavoro, siamo tutti d'accordo, però ha altre risorse. C'è più qualità. Castelli, dai. Giustamente, l'amico Antonio diceva la panchina, e infatti, se andiamo a fare una differenza sostanziale tra la panchina di quest'anno e quella dello scorso anno. Insomma, mi pare che non ci sia un grande divario. Ma detto questo, 21:43 dobbiamo andare al telefono, mi pare. C'è qualche. Sì, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Carlo, buonasera. Salve. Salve, saluti salve a Carlo, tutti. Carissimo Carlo. In particolare vorrei salutare Nicola, che forse si farà sentire presto, molto presto. Per quanto concerne il Pescara, ottimo machine. Brugman è arrivato sul pallone troppo avanti col corpo e quindi il pallone è andato in alto. Direi che è un Pescara buono, ottimo. Sì. Comunque dobbiamo arrivare a Natale per vedere alcune cosine, quindi che Pescara senso? Farà qualcosa dal Natale in su, nel senso che sono le prime 7 partite, quindi siamo là, insomma. Ho capito. C'è la Cremonese, per esempio, che non ha perso mai, quindi come il Pescara. Sì. E niente, saluti a tutti, Forza Pescara, è stato comunque... volevo salutare Marchetti dicendogli... Forza Juve, Forza Pescara, Forza Pescara, Forza Juve, insomma tutte e due sono in classifica primi, quindi Marchetti sarà sicuramente molto contento della Juve. Contentissimo. Sì. Come no. Carlo, da te non me l'aspettavo. Grazie Carlo, hai colto del segno, infatti è felice come una Pasqua. Ma si vede, è raggiante per la sua Juve, per Allegri naturalmente che sta facendo. Per Allegri, non per la Juve. Andiamo a leggere un altro post, naturalmente scherziamo io e Pierpaolo. Questo è un allenatore che ha una mente aperta, scrive Rodolfo Stanziale, non è un integralista come altri. Abbiamo finalmente un equilibrio che ci porta ad essere una squadra con una delle difese migliori della categoria. I campionati in genere li vincono le squadre con le difese più forti. Juventus Docet. Ha ragione l'amico Rodolfo Stanziale Torino? No, nasce sempre da dietro e si vince davanti. Certo, la difesa organizzata, ma non è solo la difesa è quando si perde palla già inizia la difesa, dagli attaccanti, tutta la squadra fa la difesa, non è solo il reparto. Certo, è la fase difensiva. L'equilibrio che ha trovato Pillon è stato proprio questo, perché c'ha 3 attaccanti che corrono, perché Monachetti corre, Manguso corre, Maras corre, quindi già quelli vanno a pressare e quindi non danno la possibilità di giocare alla difesa avversaria, no? E devono costringere i lanci lunghi, va bene. Poi c'è un centrocampo che
c'ha qualità, quantità, c'ha tutto. E dietro il difensore, due bloccati alle fasce coperti, non è che non vanno, si alternano ogni tanto in appoggio, sì. Perché non le ho viste accrossare da fondo campo. Assolutamente. Fino adesso Bazzano a partita mi sembra che neanche un cross ha fatto da fondo campo. Io parlo di fondo campo. A fondo campo. È la stessa cosa del cross. Sono limitati fino a tre quarti, accompagnano, però sono più coperti. Certo, qua. Certo. È questo. Grande equilibrio, grande equilibrio. C'è un vecchio detto che dice che l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere i campionati. Questo, io mi ricordo anche se in Serie B è un po' meno vero rispetto un po' meno vero. Io mi ricordo di Del Grosso a Siena, doveva mettere le sbarre, arrivava fino in fondo, sì, usciva fuori dal campo. Vabbè, stiamo parlando anche di 10 anni anche, fa. Ma ancora c'ha l'energia e la forza. Sì, sì, però. Bazzano perché ha avuto i problemi fisici, perché anche lui è uno che spinge. Però quando aziona il piedino, Cristiano Del Grosso, insomma, è sempre un piedino caldo, lascia sempre qualche insidia nelle aree avversarie, come sta dimostrando. Paride di Pretoro, buonasera a lei, agli ospiti, direi tecnica, tattica, esperienza, schemi e velocità di esecuzione, se dovessero divenire una costante, come giusto che sia, parrebbe una squadra da grazie. Un saluto particolare al grande DR direttore, sta per direttore DR, io penso, quindi sei diventato direttore Pierpaolo Marchetti, sempre oggettivo e preciso. Paride è un amico, non quindi so ormai che cosa, siccome non ci vedo da qui allo schermo DR c'è scritto, io non mi so fido di qualsiasi cosa abbia detto Paride, io sono d'accordo. Ma noi ci fidiamo di Paride, per carità. Allora ricordati sempre che chi viene dal Midas è una garanzia. Ha sempre ragione. Beh, su questo non è poco, si diventa la Coverciano di Pescara sicuro. Così per caso dobbiamo andare al telefono. Tra l'altro c'è da dire che il Pescara sa giocare in tanti modi, anche questa è una qualità di questa squadra. Salute. Perché sa attendere e ripartire, lo ha dimostrato col Crotone, lo ha dimostrato a tratti anche col Benevento, ma soprattutto col Crotone, ma sa anche fare la partita. Ma domenica, quindi, l'altro giorno, Benevento ha saputo anche uscire dal pressing iniziale del Benevento, perché la partita iniziale di Benevento subito aggredito. Sì, subito, i primi 10 minuti. È stato bravo lo stopper che ha diretto buona difesa. Assolutamente. L'argentino. E poi studia bene gli avversari, Pillon, conosce a menadito le qualità, pregi e difetti. Il mestiere suo è quello. Ho capito, però non tutti lo fanno, Tonino. Tu mi insegni che molti allenatori dicono io gioco in un modo, non mi preoccupo degli altri. Ma lui ha allenato una serie da tanti anni, quindi conosce a menadito tutti quanti. Assolutamente. Andiamo al telefono, che dite? Sì, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera, parliamo con, abbiamo il piacere di parlare con Nella Grossi. Nella, la presidentessa del club Donne Biancazzurre. Naturalmente sabato c'è un evento imperdibile, importantissimo, da cerchiare in rosso. 40° compleanno del club Donne Biancazzurre. 41, perché 41, l'anno scorso era da farsi l'anno Vabbè, io vi ho tolto un anno, perché sono, anzi, mi dovresti pure ma no, va bene, perché dovevamo festeggiarlo ufficialmente, me l'hanno chiesto un po' da tutta l'Italia di farla e l'abbiamo fatto, adesso ringraziando in Dio quest'anno stiamo facendo. Ecco, dobbiamo come procedono ancora i sabato. Preparativi? Come procedono, Nella? Insomma, diciamo che questa sera abbiamo fatto un bel coso, visto, ti ho mandato adesso, il programma. Adesso ti ho lo facciamo un po' vedere. Grazie l'invito. A Dino D'Angelo, il nostro regista. Ecco, ci manca solo che sto aspettando la conferma del grande nostro Gravina, che potremmo portargli anche bene qui. Candidato unico, non credo, insomma, che ci siamo dubbi. Perciò, insomma, speriamo di cominciare a festeggiare a Pescara la sua elezione a presidente. Quindi manca solo Gravina all'appello, mancherebbe. Difatti, mo avete visto qui sopra i nomi che ci sta. Sì. Se ve lo devo ripetere, comincia con Rosella Sensi, Pier Francesco Visci, segretario sportivo prima squadra Inter. Che ha fatto una grande carriera, tra l'altro. Sì, l'ha veramente stimato tanto quel ragazzo. Sì, ma è anche bravissimo. Se sta con la squadra avversaria mia, però noi donne, diciamo, siamo avversari sul campo, ma amici sugli spalti. Ma perché sei milanista? Non sapevamo, questa è una cosa nuova. Ma io penso che si sappia più che sono milanista io che Vabbè, però vai d'accordo con gli juventini come Pierpaolo Marchetti, sì. Che come? Vai d'accordo con gli juventini come Pierpaolo. Sono intelligenti, sì, infatti intelligente Pierpaolo, sì, è juventino, quindi non poteva essere. D'accordo con tutti, insomma, comunque diciamo poi temporaneamente Pierpaolo Marino, un bel ritorno. Ah, Pierpaolo Marino, come no? Sì. Pierpaolo Marino, grande. Pasquale Rodomonti, ex arbitro internazionale, che poi Teramano come Tonino Luzzi e come il sottoscritto.
Teramano come il Tonino Luzzi e il sottoscritto. Ah, ecco, sì, sì, Teramano, sì. E poi ci sta un evento, abbiamo messo in mezzo, che sì, è la premiazione al collaboratore dell'arbitro di... Sì, Elenito di Liberatore. Elenito Liberatore, sì, che vogliamo dargli a livello AMBIS nazionale, proprio questa è certo, stata una volontà di tutti, di dargli un riconoscimento, perché è stata l'unica categoria arbitrale, quella arbitrale, a rappresentare l'Italia ai mondiali. Ai mondiali, sì, una grande eccellenza, Elenito di Liberatore, assolutamente. Ecco, e perciò allora abbiamo pensato di premiarlo, sì, e poi abbiamo anche col Pescara, adesso stiamo andando benissimo, sì, però abbiamo avuto Pescara calcio normale, Pescara calcio a 5, Acque Sapone, che ha vinto lo scudetto e adesso si è qualificato per la seconda fase per la sì, Champions. Elite round, sì. Ecco, allora abbiamo voluto dare un riconoscimento a loro. Certo, anche perché hanno vinto, ricordiamo, Scudetto e Coppa Italia nell'ultima stagione, testé consegnata agli archivi. Eh sì, così allora vogliamo fare tutta una festa. Mo ci manca solo Gravina che diventa presidente e siamo a posto, dai. Ma noi siamo invitati, sì, possiamo venire oppure dobbiamo... Come? Tutto lo studio, Juventini, interisti, io accetto tutti, anche perché... Tu sei ecumenica, nella grossa ecumenica. Aspetta, finisco a Daniele Sebastiani, che mi ha detto dopo una lunga discussione, pare che venga. Ah, hai strappato il sì del presidente, come hai fatto? Non lo so, me l'ha mandata a dire. Ah, okay, io non ce l'ho messo, poi sono fatti suoi, se non viene. Sono cavoli suoi. Ricordiamo insomma gli orari e dove si terrà questo importante convegno. Ecco, l'ho messo qui 13 ottobre sì, all'Auditorium Petruzzi alle 9:30. Via delle Caserme. Sì. Perfetto, perfetto. Poi ci sarà anche Coso. Chi? Compagnoni. Compagnoni, grandissimo telecronista di Sky. Donato Di Campri. Donato Di Campri. Una bella platea, ma soprattutto ci sta la tifoseria quasi nazionale, perché parte da Trieste fino a Palermo. Sì, perché significa che hai seminato benissimo in questi anni, in questi 40 anni, Caranella, perché se poi arrivano da tutta Italia e anche da fuori, mi pare. Da Trieste in giù ci sono 11 squadre di Serie A: Milan, Inter, Roma, Napoli, Udine. Poi anche Vicenza, no? Solo la Juve manca, che loro si lasciano, si mettono al di sopra di tutti. Ah, la Juve non ha aderito? No, ho invitato, ho avuto pure dei contatti che mi facevano sapere. Ma può fare qualcosa per Paolo Marchetti? No. Può intercedere? Se si vuole fare interprete. No, pensavo che potesse intercedere, io lo chiedo pubblicamente. Questo è il nuovo teatrino adesso. Che potenzialità c'ha? Io penso per tutta quella cosa che c'ha, la stima di Allegri e compagnia, spero di poter fare. Vabbè, farà qualcosa, lo promette per Paolo Marchetti in questi giorni. Va bene, la ringrazio. Grazie Nella, un abbraccio. Vi aspetto tutti, eh? Come no, non mancheremo, grazie. Grazie a Nella Grossi. Ricordiamo, saluti sabato prossimo all'Auditorium Petruzzi, ore 9:30, con tanti ospiti illustri per festeggiare il 41esimo compleanno del Pescara Club Donne Biancazzurre. A proposito di Allegri, tu sai benissimo, insomma, Allegri... Parli di Juventus, no, io questa tremo. È una cosa simpatica, perché Allegri è stato alle dipendenze di Pillon, come tu sai, nel Padova da giocatore, ma anche successivamente nella Pistoiese. 2000-2001, nel Padova, 97-98 Serie B, il Pescara rifilò 4 gol a quel Padova allenato da Pillon, era il 30 novembre 1997, sono passati praticamente 21 anni. Il Pescara di Viscidi segnò anche Aruta in quel 4-0, Cammarata, Beghetto e Gelsi, gran gol su punizione... Ma dopo pochi minuti, credo una ventina di minuti, si fece espellere Allegri, fuori di sé, era fuori di sé in quella partita. Me lo ricordo. E allora ascoltiamo Pillon, che cosa ha da dire su questo argomento, sulla vicenda. Perché adesso sta attento ai suoi giocatori, ne ha combinate tutti. Dopo 10 minuti siamo rimasti in 10. Ma era infuriato, perché? Ma che ne so io. Era ancora giocatore. Ma la colpa non è sua, è io che l'ho fatto giocare quella volta lì. Grande Pipillon, ne ha combinati di tutti i colori, ha detto. Una partita Però no, adesso è diventato, cioè, è tutta un'altra persona. Vabbè, è chiaro.
le pressioni che ci sono alla Juve, la Juve non è, l'importante non è vincere, è l'unica cosa che conta, insomma, quindi, quindi e lui lo sta facendo molto bene. Ci dobbiamo fermare, mi pare? 21:56, ci fermiamo per la seconda volta, restate con noi. Eccoci qui, 21:59, si continua a parlare di tattica con Tonino Luzzi, Paolo Toro, Federico De Carolis, naturalmente Pierpaolo Marchetti che sta rispondendo già nella Grossi, non posso fare nulla. No, perché no. A chi rispondi? Tu che fai? Messaggi? Sto rispondendo a un dirigente del Pescara. Ecco. Aia, e quindi bolle qualcosa in pentola? No. Bolle, uno arriva un messaggio e risponde, soprattutto ecco, quando è una persona... di un certo livello, una persona molto per bene e molto simpatica. Perfetto, allora le 21:59, quasi le 22, andiamo a vedere prima di un'altra telefonata, ce ne sono diverse, cercheremo di soddisfare i nostri amici in visione d'ascolto. Come è nato il primo gol, le azioni che portano poi al primo gol del Pescara, perché c'è prima un palo colpito da Marras, sponda di Macin, bella questa azione dei biancazzurri, sì, su cross di Mancuso, grande prodezza, numero di Marras, spalle alla porta, è stato molto sfortunato col portiere Pugioni, praticamente immobile, non avrebbe potuto nulla, quindi sfortunato Marras, sarebbe stato il primo gol ufficiale con la maglia del Pescara per l'esordiente Marras, classe 1993, il colpo di testa di Campagnaro in anticipo su Antei, sul corner seguente batte Memuscei e Mancuso fa 1-0. Se si ferma l'immagine te lo faccio vedere. Fermiamo l'immagine, allora, quella larga, questa immagine qui? Questa qui. Ecco qui. No, dopo, quella... Quella prima? La prima, la principale. Quando sta calciando la palla. Quando sta calciando la palla, allora proviamo Dino, adesso fa il miracolo, cioè, come sempre, il nostro Dino Danti. Del... Sì. Che esce fuori, non mi ricordo chi sia, guarda bene. Sì, allora, tra poco vedremo. Poi là c'è, lui sta praticamente in mezzo a un non centrale e due terzini, Mancuso. Uno dei due non l'ha preso per niente, doveva prenderlo quello all'interno, perché l'altro sta alla parte opposta. Sì. Allora, questa è l'azione del palo, dobbiamo andare avanti? Vabbè, questo sì. Sì, sul il calcio d'angolo, eccolo qui. Allora, torniamo per un attimo indietro. Quando batte Memuscei il calcio d'angolo. Ecco qui. Così, fermo qua, fermo ecco, qua. Fermo qui. Allora, vedi, sul palo esce uno che ha le spalle, sul primo palo, guarda, c'è un giocatore per Pescara. Sì, sul primo palo. Che esce da dietro, perché stava vicino al portiere. Esatto. Oh, quello lo segue, va bene. Adesso guarda quei due centrali, quei due terzini che stanno, Mancuso in mezzo. Sì. Allora, quello che sta all'esterno, verso il campo, sta in una condizione sbagliata, che doveva stare all'interno. Ah, ecco. E quello, allora lo doveva prendere quello che sta all'interno. Quando è uscito, invece chi lo prende? Io o tu? Quindi c'è stato un grande qui pro quo, insomma. Ma lo sbaglio l'ha fatto quello più all'interno. Più all'interno. È quello che sta sulla linea bianca, il posizionamento è sbagliato. Okay. Che deve stare dentro, davanti, non dietro. Ecco, questa è l'immagine ingrandita. Là si marca uomo quel caso. Sì, certo. Assolutamente sì, insomma, no? Giusto, poi, Paolo? Poi lo deve seguire. È chiaro. Federico, su questa azione? No, dico, qual è stato molto bravo Scaltro, attaccante. È stato Scaltro, Mancuso, è stato Scaltro. Anche ha sfruttato, perché da molto è stato angolare. Bravo, ha colto il tempo, sì, i bravo. Due stavano un po', secondo me stavano impreparati. Ecco, guarda un po'. Non è che si tratta molto di posizione. Sta solo. Certo. E appunto, lui si è cercato lui la posizione solitaria, non è che Allora, si è mosso prima di tutte e due, insomma. Cioè è stato bravo ad anticipare il movimento degli avversari. Ma lui è stato bravo perché in effetti dalla posizione in cui si trovava c'era uno specchio ristretto per segnare, lui ha fatto una bella torsione, diciamo, di testa, però è anche vero che i due difensori chiaramente non l'hanno mai. È anche vero che è stata pure bella la palla di Memuscio, perché se la palla non gli va in quel modo non fa gol. Ma è chiaro che dentro la la combinazione di tutto ci va la palla, non ci va l'uomo, quindi zona non è che c'entra l'uomo, ci va la palla, quindi tu devi attaccare la palla come ha fatto Mancuso. Assolutamente. Tu difensore non ti devi far prendere il metro. Chiaro. Assolutamente. Mi sembra... E devi stare all'interno, invece lui sta all'esterno. Assolutamente. E quell'interno invece non è uscito perché pensava che da qui si vede meglio. È giusto la tua critica. Questa i due difensori si sono toccati fra di loro, Serie B, insomma. Federico. Sì, non è che i due difensori. Sono d'accordo con te. Sono due difensori perché marcare a zona in Serie A. Bravo, marcare a zona in Serie A.
avranno sbagliato e possono sbagliare. Io darei ancora più merito all'attaccante. Ah, beh, certo, sì, fregare, ma a zona, posso... dico, in Serie A molti non la fanno perché dormono un sacco i giocatori. Figuriamoci in B. In B, figuriamo. Anche se ti chiami Benevento e sei definito una corazzata. Non la prendere a uomo, Mancuso. Pierpaolo Marchetti e poi andiamo al telefono. Molto velocemente, bravo Mancuso, nel Benevento non c'è né marcatura né uno che attacchi la palla. Sì. Sono tutti fermi. Però devo dire che il Pescara, tra le tante cose positive di quest'anno, ha una varietà di soluzioni sulle palle inattive che per esempio l'anno scorso non aveva. L'anno scorso sono mancati tanto dei gol su palle inattive. Quest'anno c'è stato un grosso passo avanti. È vero, un grosso passo avanti. Questo è poco ma sicuro, insomma, lo dimostrano le partite sin qui disputate dai biancazzurri. Rivediamo il cross da calcio d'angolo di Memucci. Non parlo solo di gol fatti, ma proprio di pericolosità. No, di pericolosità, infatti sono d'accordo. Ecco qui, tra l'altro, anche Campagnaro che gioca da tre partite consecutive. Non ha accusato nessun tipo di problema questo. Non lo diciamo. No, non lo diciamo, però. Non lo diciamo forte. Cioè, già il fatto che abbia, credo, disputato 4 partite su 7, sì, se non vado errato. Ha fatto crescere molto. È tanta roba, eh. Si fa sentire. Crescere molto l'altro ha fatto stopper. Come no? Gravion. In mezzo al campo. Certo, certo. Perfetto, andiamo al telefono? Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera. Sì. Sono Maurizio, buonasera a tutti. Ciao Maurizio, ciao Maurizio. Ciao, ciao. Se mai dovesse succedere che saliremo in A, sì. Sebastiani dovrà cambiare città. Non è mai successo che un presidente ha onorato il Delfino con 3 promozioni. Ha ragione al nord quando canta Sebastiani vattene. Forza Sebastiani. Tutto qui Maurizio? Sì, sì, tutto qui per il momento. Per il momento. Cioè, nel senso che vuoi ritelefonare o vuoi aggiungere qualcosa? Non ho capito bene. Beh, se mi telefonate io aggiungo. Ah, ho capito. Dipende, no, vabbè, se chiami dipende, tu. No, dipende, sì, ovviamente. Dipende dalle opinioni dei tuoi ospiti esperti. Sì. Esperti che stanno di calcio, insomma. Ho capito. Perfetto. Se ritieni di non dover aggiungere altro, significa che ti soddisfa tutto quello che è stato detto. Grazie. Grazie a Maurizio. Andiamo ancora al telefono? No, non c'è la telefonata, 22 e 6 minuti. Vogliamo andare avanti con le immagini. Vediamo il gol del pareggio di Nicolas Viola. Per il resto inguardabile, perché io... Non c'era la punizione, sì, molto dubbio. Ce n'era prima una. Ce n'era una prima a favore del Pescara, un fallo non rilevato su Monachello. Il calcio di punizione di Nicolas Viola, un gioiello, però prima e dopo non ha fatto assolutamente nulla, veramente lontano parente del giocatore che conosciamo. Non so che cosa sia successo a questo ragazzo, insomma, un'involuzione palese, però questo è un gran gol. Ha giocato molto alto in linea con due mezzali, no? Sì, copriva la difesa, stava proprio... Ma poi tanti palloni regalati agli avversari, tanti errori di misura. Questo è il gol del pareggio, nulla da aggiungere perché il gol è stato molto bello, no Pierpaolo? Purtroppo per noi è un grande specialista. È un grande specialista, assolutamente. Nicolas Viola, che tra l'altro è stato lanciato, io non lo sapevo, lo ha preso seguendo la telecronaca di Zon, è stato lanciato proprio da Pillon in un Regina Lazio del 2009, era giovanissimo, ha esordito in Serie A con la Regina allenata da Pillon nel 2009, Nicolas Viola, lanciato proprio da Pillon, ironia della sorte. Un giocatore che sembrava destinato a una grandissima carriera, invece se... È rimasto è un buon giocatore, un ottimo giocatore di Serie B, ma non ha fatto mai il salto di qualità, è vero. Su questo gol, Tonino, che cosa ti ricorda? Ti ricorda qualche giocatore del passato che magari ha avuto le tue dipendenze, no? A me dico. A te sì. No, ma io c'avevo Massimo Falcone. Che Falcone, però un destro lui. Il pallone... ho capito, però un destro. Quello calciava palla sul sinistro con l'esterno destro. Figurati. Bel giocatore, grande qualità, Francavilla, Teramo, insomma, poteva fare di più. Certo, un po' inesperto. Avrebbe potuto fare perché poteva giocare pure in Serie A, un giocatore forte. Assolutamente, assolutamente. Allora andiamo a vedere le altre immagini. Abbiamo già più o meno, insomma, sì, prima l'abbiamo commentato il gol di Macin, ma rivediamolo. Rivediamo perché il Pescara ha subito il gol del pareggio al 50esimo, il 5° minuto della ripresa. Reazione rabbiosa, ma anche ragionata, perché non è stata così frutto dell'istinto la reazione. Tra l'altro l'azione è stata bella, ben congegnata, con Marras che attacca la profondità.
profondità, anzi Macin, ma soprattutto Balzano che fa la sovrapposizione, quindi può creare un'altra soluzione offensiva. Però no, nell'inserimento non l'ha seguito nessuno. Lo so, se tu vedi nella inquadratura larga, i giocatori del Benevento sono tutti che corrono verso la porta. Sì, sì. Sì, è vero. Nessuno è girato nel corpo verso... Sì, sì. Rinculano tutti. Perché la postura delle gambe è sbagliata. È sbagliata. La destra d'Italia... Assolutamente. Guarda. Federico, su questo gol Macin, vabbè, già ti sei espresso. Non mi sono espresso, però insomma, secondo me è un giocatore che ha grandi qualità. Clamoroso, secondo te, un giocatore clamoroso? Beh, clamoroso ancora no, insomma, no, vabbè, io aspettiamo. No, enfatizzo come dice Pierpaolo. Vediamo che fa in seguito. Certo. Secondo me deve acquistare continuità. Sono d'accordo con te. Se l'allenatore l'ha messo fuori per due partite, qualcosa ci deve essere stato. Sono d'accordo. Allora, ha cominciato. È bravo, comunque. È bravissimo, ha qualità a spunto, a lungo, a progressione, qualità tecnica, tiro, conclusione. E questo è un giocatore che ha cominciato a Cremona da titolare male, brutta partita, forse l'unico del centrocampo a Cremona sottotono. Poi ha fatto due panchine di seguito, lì qualcosa evidentemente non ha funzionato. E poi però è tornato in squadra, insomma adesso sta crescendo e ha regalato questa vittoria di inestimabile valore. A volte le panchine servono. Prego? A volte le panchine. Certo, però bisogna che poi il giocatore con la testa reagisca bene, no Paolo? Perché poi dipende tutto da lì. Ma guarda, sentirlo parlare dopo la partita è sembrato un ragazzo molto tranquillo e come devo dire... proprio di una serenità costruttiva nei confronti della squadra, ha parlato sempre del gruppo, gruppo. Le domande individuali rivolte a lui ha preferito sempre spostare l'attenzione. Quindi questo significa, è un altro diciamo di quei tasselli positivi. Cioè c'è questo profilo basso? Sì. Ripeto, poi questo mantra detto, per fortuna la palla è andata dentro, ha fatto un bel tiro in diagonale. Bellissimo tiro, perché lì è stato bravo a tirare subito. Ma quello che è importante cioè la calma come l'ha fatto. Certo, con la naturalezza. Infatti davvero complimenti a Macin, primo gol in questa stagione, il terzo con la maglia del Pescara, il primo però davanti al pubblico amico. Telefono, sì, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Pronto, buonasera Massimo, sono Sergio dal Circolo Operaio di San Donato. Buonasera. Carissimo Sergio, ben risentito Sì, grazie, è sempre un piacere. Reciproco. Sì, senti, noi abbiamo sempre apprezzato la bravura dei tuoi ospiti, no? Perché sono veramente bravi. Sì. Sono di primissima qualità. Poi tu sei un maestro nello scegliere gli ospiti. Però stasera vogliamo complimentarci con loro perché hanno ammesso candidamente. Noi non pensavamo che Pescara si sarebbe ritrovato primo in classifica. E d'altronde i più bravi sono sempre i più umili. Sì. Il signor De Carolis ha detto che lui l'aveva detto dalla terza partita, mi pare, vero? Però se ti ricordi Massimo, noi è arrivato un po' in ritardo, perché noi l'avevamo detto dal mese di luglio, ti ricordi? Addirittura Massimo, telefonai quella sera? Cioè vedi, Federico dice l'amico al telefono che loro dicevano da luglio che il Pescara sarebbe arrivato in testa, sarebbe... Ancora non era stato fatto la squadra. Come? Giustamente, ha ragione comunque, Federico. Va bene lo stesso. No, Massimo. Sì. Massimo. Sì. Va benissimo. Ma ti dico, quello che ho detto quella sera, io telefonai a te, ti ricordi? Sì, è vero, sì. Ti ricordi, dici che finalmente dopo tanto il Pescara si sta muovendo bene, sta facendo veramente un bel mercato. I giocatori che sono arrivati fino a questo momento sono tutti bravi, un bel mix di giovani e meno giovani. Quest'anno faremo veramente un bel campionato e ci divertiremo, vero? Sì, queste è vero. Sono è vero. Le parole che ho detto quella sera. Sì, sì, è vero. Come no? È vero, Lo ricordo perfettamente, sì. No, assolutamente. Diciamo un bravo. Certo. Certo, non era facile prevederlo a luglio, non era facile, voglio dire, insomma. Cioè, non cambiamo mai versione. Cioè, è stato un grande atto di fiducia, voglio dire, non era facilissimo. Massimo, noi di solito siamo sempre critici, io quando telefono sempre per criticare, sì. Invece quella sera, la prima volta che sono stato ottimista, noi eravamo ottimisti già da allora. Te ne diamo atto, Sergio. Siamo sempre quelli che hanno criticato quel fenomeno di Pasquale Marino, gli unici a Pescara a criticare Marino. Solo noi l'abbiamo sempre criticato, era un incapace e avevamo ragione. Noi abbiamo criticato Baroni, io ho detto che a tre domeniche dalla fine non era vero che non si poteva cacciare un allenatore, non solo l'ho detto della tua trasmissione. Un allenatore può essere cacciato pure
un allenatore come Baroni può essere cacciato pure durante l'intervallo, primo e secondo tempo dell'ultima partita di campionato. Sì. Avete visto quando è stato cacciato Baroni, l'ultima partita di campionato. Come l'avevamo detto noi, a tre domeniche dalla fine. Perfetto! Grazie, grazie per questo grazie intervento. A tutti, sì. Un abbraccio. Beh, c'è anche chi però, come Santo Padre, il presidente del Perugia, ha destituito dall'incarico Breda che aveva centrato i playoff e ha preso Onesta. Mi sembra che gli effetti, anche se ha vinto, insomma, però il Perugia, la squadra è forte. Lo so, la squadra è forte, ma mi pare che stia sì, vabbè, disattendendo le aspettative, sì, no, voglio sì, dire. Senza no, luce, cioè, senza soltanto due vittorie contro l'Ascoli e poi l'ultima ha battuto il Venezia. Il Venezia è in crisi perché ha battuto. Il Venezia ha vinto la prima con lo Spezia e poi ha ottenuto soltanto un punto nelle successive sei partite. Cioè, sì, ma Venezia era sbagliato, è stato sbagliato all'inizio. Certo. Cioè, infatti Venezia, cioè, vedete, 4 punti in Serie B, un allenatore grazie a Dino D'Angelo che ci fa rivedere la classifica. Venezia ha battuto all'esordio lo Spezia, la squadra di Pasquale Marino, poi ha collezionato un solo punto nelle successive sei partite. Non può mettere un allenatore che senza esperienza di Serie B, che non conosce manco la categoria, allenato, stava all'Inter. Stava all'Inter dove ha vinto tutto, però attenzione, aveva esordito col Carpi nel 2013 in Serie B e in una situazione non proprio pericolosa di classifica fu sostituito da Pillon, che non solo salvò il Carpi nel 2013-2014 ma arrivò ad un passo dai playoff. Volete sapere come è andata a finire? Pillon si è ritrovato in C negli ultimi 4 anni. Clamoroso. Cioè, purtroppo il calcio funziona così. Cosa è strano? Pescara deve riposare ancora, no? Sì. Pescara deve riposare, sì. E poi bisogna vedere come andrà a finire con l'Entella, perché qua la situazione, io non mi pronuncio più, però c'è una sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che dice sì, l'Entella deve essere riammessa. Poi si è opposto, credo che si sia opposto alla FIGC, non so come sia andata a finire, però dovranno uscire da questo... da questo grande equivoco. Cioè, l'Entella continua a non giocare, ha fatto una partita in C, non ha giocato più. Ma anche la Ternana deve recuperare tre partite. Cosa strana, sì, cosa strana. Vabbè, paradosso. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi mi pare pubblicità, dopo, sì. Parliamo con Massimo Ivan da Pescara. Ivan, buonasera. Buonasera a tutti. A parte del Pescara ne parliamo dopo, voglio dire solo una cosa al presidente Sebastiani. Sì. Ma perché tutti gli arbitri vengono a Pescara e fanno quello che vogliono? In casa col Livorno il rigore non c'era, in casa col Foggia il rigore non c'era, punizione nostra, punizione del Benevento e ci prendiamo gol, ma come mai? Ci vogliamo far sentire un attimino nella federazione? Perché negli altri campi un po' più caldi sì, stanno gli stadi stretti, queste cose qua non succedono. Questo non è vero, perché non Federico De Carlo dice che non è vero. Ma come non è vero? Perché c'era il rigore. Sarà capitato 3-4 volte adesso a Pescara. Secondo me alla fine i pro e i contro si equivalgono. Si compensa tutto secondo te? Sì, si compensa, è chiaro. Pescara poi sta prima in classifica, adesso deve lasciare perdere gli altri, si deve stare zitto, deve applaudire. No, meritatamente, l'abbiamo detto però Ivan. Siamo primi. No. Però prendere due rigori che non c'erano, anche se con il Livorno, ma anche il rigore del Pescara c'era, secondo me. Non abbiamo bisogno adesso di niente. Del genere contro il Benevento, dove il fallo prima era il nostro, sì, era palese, è palese. Se rivediamo l'immagine, è palese. Ma purtroppo le immagini io non le ho fatte vedere perché non ce le abbiamo. Il problema è tutto qui. Non ce le dà, cioè le immagini importanti non ce le danno. Non fa niente. Purtroppo. Noi ci dobbiamo attenere le disposizioni. Ok. No, ma hai perfettamente ragione, c'era un fallo evidentissimo sul Monachello, non fischiato. Più che dirlo non possiamo fare. Esatto, volevo fare i complimenti a bel mister, sì, perché secondo me è lui il masto della situazione. Perfetto. Riesco a capire tutti. E volevo dire a maggio. Sì, a maggio il giocatore del Benevento, non a maggio quando arriveremo a maggio. No, il giocatore del Benevento, se ci ha capito qualcosa con Machine è Mancuso. Lo so. Hai ragione, però pure dall'altra parte dichiara non è che abbia avuto la giornata. Doveva essere stato espulso. Non certo, bravo, sì. Dichiara doveva essere espulso, hai ragione, hai perfettamente ragione.
è stato graziato nel primo tempo un fallo d'ammonizione e quindi sarebbe stato espulso a norma di regolamento. È normale. Grazie, comunque, grazie Ivan. Vediamocela, grazie. Vediamocela e vaffanculo tutti i gufi. Vabbè, questo potevi anche evitare di dirlo. Allora, ciao Massimo, mi scrive un amico, ma il gol di Mancini non ti ricorda quello di Mancini contro l'Inghilterra? Un abbraccio Cesare, nota il gioco di cognomi, Mancini. Italia-Inghilterra, te lo ricordi il gol di Mancini? Un po' sì, io sinceramente ci stavo. Tra... Italia-Inghilterra. Non me lo ricordo, perché Mancini purtroppo con la nazionale non ha lasciato il segno. Questo no, non ha lasciato malgrado il segno, la sua... se n'è andato, non ci ha voluto più giocare. Una qualità pazzesca. Non ci ha voluto più giocare, non ne ha voluto più sentire. Quando è stato niente. Chiamato in causa ha inciso poco. Mancini è fatto così, cioè la nazionale non gli andava, detto io non quindi gioco tu, più. Quindi tu lo ricordi questo gol, Italia-Inghilterra? Mi ricordo... non so se riusciamo con Dino D'Angelo, con i nostri potenti mezzi, magari tramite internet, Italia-Inghilterra 1-0. Se no. Me lo fate rivedere può essere, vediamo se riusciamo a trovarlo, sono le 22:18, ci dobbiamo fermare. Diamo un attimo uno sguardo alla pagina Facebook Rete8Sport velocemente, perché c'erano due considerazioni, domande rimaste in evase. Enrico Cobra Saraceni che scrive: ho paura per il mercato di gennaio, disastro della società dal 2013. Davide Angrilli: buonasera a tutti, la squadra quest'anno oltre ad avere più qualità è anche più matura. Mancuso veniva dalla C, si doveva rodare, Capone e Carraro dalla primavera, Mancini arrivò solo a gennaio, come si chiama? Adesso Gravillon. Gravillon, ecco, adesso mi è venuto un vuoto. Gravillon, idem, Del Grosso, Ciofani, Memuscia, i Marras non c'erano. Questa squadra è tutta un'altra cosa, fermo restando la grande bravura di Pillon, non possiamo paragonare le due squadre. Un abbraccio a voi tutti, io sottoscrivo quello che ha scritto Davide Angrilli. Ci fermiamo per pochi istanti, poi torneremo con le telefonate, l'ultima parte di questa trasmissione, ma c'è anche Vincenzo Paparella che scrive: buonasera, per il mercato di gennaio cosa ne pensate del ritorno di Valzania? L'Atalanta è fuori dall'Europa League, attualmente è inutilizzato, in più sostituirei Cocco con un altro attaccante che si integri di più negli schemi di Mister Pillon, ritengo Cocco inadeguato al calcio espresso attualmente dalla nostra squadra. Sempre Forza Pescara, buona serata a tutti. Ha ragione Tonino, il telespettatore, su Cocco. Io sono d'accordo con De Caro, se teniamo la squadra come sta e basta. Quindi, ma su Cocco per il invece momento, a meno che può essere sempre viene, utile, non viene un talento proprio superiore a tutti, allora ben accetto. Ben accetto. Su Cocco, Paolo? Su Cocco mi dispiace dirlo, è partito forte. Sì. E dopo un infortunio terribile che ha avuto, insomma. Certo. No? Poi però non è stato tanto trattato bene secondo me, perché quando un giocatore viene messo fuori in queste condizioni va incoraggiato. Invece la sostituzione, poi sai, questo per riprendersi a livello psicologico, e se è un po' fragile, diciamo, certo, lo perdi, insomma, ecco. Assolutamente. Paolo Toro? Io parlo da allenatore. Poi... Beh, è chiaro. Ma io l'impressione che ha avuto Cocco in questa situazione farà sempre la terza punta, cioè, non lo vedo... Come devo dire, non lo vedo molto presente nella, sì, e potenzialmente presente in questa squadra, perché di occasione ne ha avute tante. Ha fatto due gol, sì, su due rigori, è vero, però quando entra, per me Monachello è tutta un'altra cosa. Monachello ha giocato anche una contro buona Benevento, ha giocato una di giocato sacrificio, una grande mostruoso. Partita di sacrificio. Cioè, sono quelli i tipi di punti più utili a questa squadra che non Cocco. Io staremo credo. A vedere quello che accadrà, comunque insomma Pillon ha bisogno di tutti, anche di Cocco. 22:21, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Eccoci qua, 22:24, si continua a parlare degli attaccanti del Pescara, però quanto è strano il calcio, no? Facevamo una riflessione. Fine mercato, tutti quanti, i dirigenti in primis, dicevano due punte centrali, non siamo riusciti a prendere Scamacca per un problema, mi pare, di non so se di mail, qualcosa del genere, sì, non mi ricordo per poche cosa ore. Accadde. E all'occorrenza però c'è Mancuso come punta centrale, Mancuso diventa imprescindibile dopo qualche partita. Calcio è strano, esattamente, eh? Certo. Calcio è strano. Il fatto che Mancuso fosse imprescindibile, il calcio è normale, perché se ne erano accorti tutti anche l'anno scorso, voglio dire. Beh, vabbè, però non ci sono giocatori imprescindibili in questa squadra, però, ma che Mancuso sia un giocatore molto importante. Ma imprescindibile tu avresti giurato da punta centrale? No, imprescindibile allora in questo organico. Io quello intendo dire, Cioè, il problema è tutto lì. Cioè, sì, però all'occorrenza c'è anche Mancuso. Quello è un problema minore, ma anche riguardo a Cocco, voglio dire. Cioè, Cocco, ripeto, dipende da quello che ci si aspetta. Cioè, io non so chi di voi si aspettasse che Cocco facesse 30 partite da titolare quest'anno, però è un giocatore che in questa rosa ci può stare, perché sicuramente un attaccante
con caratteristiche diverse da tutti gli altri, perché Cocco è un giocatore che ha caratteristiche diverse sia da Monachello sia da Mancuso. In un organico comunque serve, servirà in certi momenti della stagione, servirà in certi momenti delle partite, perché il fatto che le partite oramai si giochino non più in 11 ma in 14 sempre non vale soltanto per la Serie A, per Allegri, per Ancelotti, cioè, vale a tutti i livelli nel calcio professionistico. Quindi è normale, non sarà contentissimo in questo momento perché aveva iniziato da titolare, però l'importante, cioè, il compito dell'allenatore non è far stare contento uno o l'altro, è far funzionare la squadra. Questa squadra funziona, e in una squadra che funziona, anche per un giocatore che vive un momento difficile, è più facile venirne fuori. Abbiamo 2 minuti e 2. No, volevo dire su un fatto di Mancuso centravanti, no? Lui espleta bene quel ruolo, perché se guardi quello del Napoli, come si chiama, Mertens, no? Quello è piccolino come lui, non è che sia un colosso. Però siccome gioca in quello spazio fra la mediana, dietro le spalle della mediana e i due centrali, praticamente in quella terra chiamata di nessuno, diciamo così, sguazza, e quindi i due centrali non lo possono seguire. Quindi è chiaro che quando si gira faccia la porta fa male. Mancuso c'ha questo fatto qua, che si abbassa e non sta a fare il corso sul trespolo davanti. Non è statico. Esatto. Esatto. Un punto di riferimento sono fisso. D'accordo. Lui d'accordo. Si muove su quella zona lì. Certo. E non dà punti di riferimento agli avversari. Su quel castello che è difficile da marcare, certo, capito? Certo. Federico? Questo è un giocatore, un elemento validissimo, perché ha sempre segnato. Bravo. Se gioca sulle fasce, tutto. Ha sempre segnato, uno che ha segnato, segna sempre. Ha segnato a San Benedetto e poi ha fatto 25 ha segnato anche prima di San Benedetto. Beh, no, prima di San Benedetto ha segnato poco. Vabbè, giocava. Ma no, ma può assicurare che non fosse maturato. Io vidi Pavone a terra, ma col foglietto. Uno che segna sempre. Andate a vedere la carriera degli attaccanti validi e vedete, hanno cominciato. Da ragazzino, questa è la teoria di Fede. Insigne da quando è venuto a Pescara, segna. Sì. Adesso ho trovato. Aveva segnato anche l'anno prima a Foggia con Zeman. Adesso ho segnato. 19 ne aveva fatti, anzi 20. Paolo? No, dico, do ragione per Paolo. Cocco in questa rosa sicuramente ci può stare, potrà tornare utile. Però nel contesto che si va delineando in questo momento, per me è molto difficile che possa trovare spazio. Adesso può darsi che... Vedremo quello che accadrà. Dovrebbe giocare, però vedremo in quello questa che accadrà. In bocca al lupo al Teramo, Torino. Il Teramo è partito malissimo. 3 pareggi, 2 sconfitte, soltanto 2 punti. Non vince dal 25 marzo dello scorso anno, cioè di quest'anno, lo scorso campionato, 1-0 contro la Triestina. 10 partite, 7 pareggi e 3 sconfitte. Zichella in discussione? Ma non sta a me dirlo, io spero che. Lo calcio, prossima settimana. Spero che il Teramo si salvi, perché insomma abbiamo il calcio, l'unico sport che abbiamo a Teramo. Certo. Insomma, il basket purtroppo si trova come si trova per ad abbenaggine di qualcuno. Nel tempo che fu, avevamo la 1, abbiamo perso. Adesso perdiamo pure la categoria dei professionisti, allora la fine. Insomma. No, siamo cioè solo all'inizio, 5 partite, voglio dire. No, ma vabbè, siamo all'inizio, però è un campionato difficilissimo. Molto più competitivo rispetto allo scorso anno. Sono le squadre che pongono al campionato. In bocca al lupo al Teramo, sabato a Rimini, ore 16:30, seconda trasferta di fila. Pierpaolo a chiudere. No, volevo soltanto chiudere con una nota purtroppo meno divertente rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Oggi purtroppo è venuto a mancare una grande amica, una collega, Loredana Ranni, una notizia terribile. E dovunque sia Loredana mandiamo, credo, un grande abbraccio. Il nostro commosso saluto. Grazie a Roberto Cherchi alla telecamera, grazie anche a Dino D'Angelo in regia, grazie per Paolo Marchetti, Paolo Toro, Tonino Luzzi, Federico De Carolis. E tutto, ci vediamo naturalmente lunedì prossimo. Domenica non si gioca per gli impegni delle nazionali. Lunedì, come al solito, solo calcio alle 21. Grazie e buona serata.